Buonasera Davide Lurasco, il presidente della società Biancazzurra. Buonasera Emilio, buonasera a tutti. Allora, posto, io non so se l'avevo già detto in diretta, se non lo ridico, che io ho vinto una sciarpa del Siderno con tanto di foto, che andrò a fare. Sì, Oggi, però. oggi altri 3 punti che continuano ad alimentare questa bellissima sfida a distanza con i Rizziconi, perché la classifica dice Siderno 31, Rizziconi 30, quindi ci si sta divertendo, dai, si sta sulle spine fino all'ultimo. Sì, ci stiamo divertendo, è una bella sfida. Sai, all'inizio qualcuno diceva che dovevamo essere la squadra che avrebbe, tra virgolette, passami il termine, ammazzato il Ammazzato il campione. campionato. E invece è meglio così perché probabilmente la gara dell'8 marzo sarà, quando andremo a giocare a Rizziconi, sarà quella che poi dirà la verità su chi sarà la squadra non più forte. Tra l'altro, a vedere la classifica, effettivamente immagino che questo sarà il canovaccio, proprio lo scontro diretto potrebbe essere quello risolutivo. Probabilmente sì, anche perché ormai si è creato anche un pochettino un vuoto dietro, la Taurianovese inizia ad avere, diciamo, delle lunghezze importanti di stacco da noi e da Rizziconi. Quindi verosimilmente in quella gara si dirà forse la parola fine al campionato, nel senso di chi sarà poi quella che vincerà. Saliranno forse due, forse tre, bisogna capire se si faranno i playoff o non si faranno, in base anche al distacco, tutti Sì, questi ci sono un po' di contesti. calcoli da fare, anche quelle che sanno le retrocessioni. Invece, per parlare di un'altra cosa, l'ultima volta ci eravamo lasciati con un po' di amaro rispetto alla situazione del Raciti. Invece, in settimana, l'abbiamo anche pubblicato sul sito di Radio Venere, riprendendolo con Stadio Radio, sembra che qualcosa si stia muovendo e se questa stagione calcistica è andata come è andata, probabilmente l'anno solare andrà meglio di quanto abbiamo pensato. Quanto detto, perdonami. Sì, siamo stati convocati insieme alle altre realtà associazionistiche del mondo sportivo interessate, diciamo, allo stadio, quindi non solo la parte del calcio, comunque chi si occupa di attività giovanili, sempre calcistiche, ma anche l'atletica, un po' tutti, per vederci sottoporre, diciamo, dalla triade commissariale, dagli ingegneri, architetti che hanno lavorato ad un progetto negli ultimi mesi, che poi sono gli stessi tecnici che hanno disegnato, costruito il granito di Reggio Calabria, quindi parliamo di tecnici di esperienza, ci hanno sostanzialmente sottoposto il progetto finale. Ovviamente l'hanno sottoposto a noi per consultarsi e chiedere quali sono gli spazi che mancano. È un progetto fatto bene a nostro avviso, anche se non per mettere il ma, però la questione è che c'è bisogno di fondi, c'è bisogno di tempo, c'è bisogno per realizzare la pista nuova, gli spogliatoi nuovi, il bar interno, la tribuna stampa, la sala stampa. Le varie postazioni, le varie, diciamo, stanze per ogni associazione, la palestra, tutto bello, però bisogna capire i tempi, bisogna capire i costi, anche perché dovrebbe essere con una richiesta di finanziamento anche alla Regione Calabria. Sappiamo bene che purtroppo i tempi burocratici per la realizzazione di grandi opere non sono mai brevi. Comunque, Quindi speriamo che quello la che noi politica abbiamo poi chiesto. faccia il suo, visto che comunque sta per terminare finalmente per Siderno la stazione, la stazione, inizia a essere tardi, la stagione commissariale. Sì, verosimilmente si dovrebbe andare alle urne a ottobre, perché ad agosto scadono i 24 mesi dei commissari, quindi verosimilmente settembre, ottobre, novembre, non lo so, bisognerà, No, dottore. diremo la nostra, sperando che chi poi sarà al vertice dell'ente comunale possa darci le risposte che cerchiamo, anche perché non credo che un progetto del genere si possa realizzare da qui a qualche mese. Certo. Probabilmente partirà a livello cartaceo adesso, poi la fase realizzativa sarà a cura della nuova giunta comunale, del nuovo consiglio, di chi ci sarà a rappresentarci, diciamo.
Ovviamente speriamo, noi continuiamo ad insistere che quantomeno determinati lavori che possono mettere la struttura nelle condizioni di essere utilizzata per le gare ufficiali, qualcosa si potrebbe fare. Purtroppo pesa l'assenza di collaudi e di permessi in tema di sicurezza da parte dei vigili del fuoco, che questi nulla osta probabilmente non arriveranno fino a quando determinate cose non saranno messe a regola. Vabbè. Per adesso e per quest'anno purtroppo concluderemo il campionato giocando come oggi a Verdore in base poi alle disponibilità.